nei pantaloni lui ci mette le gambe, le scarpe poi sono quelle del padre. Nei pantaloni lui si cala nelle situazioni, la sera nei locali e la mattina con i genitori è scontroso, come sono scontrose le api quando gli tocchi il miele, quando gli rubi il miele. Ad esempio a me il miele non piace, ma ieri tornavo dal mare, guidavo la mia macchina gialla e un'ape è entrata dal finestrino ma appunto sulla spalla. Io che non reggo il dolore, io che non c'entro niente, manca poco vado fuori strada e faccio un incidente. Viaggiare di notte sopra un treno significa inevitabilmente affezionarsi ai lampadari delle case, ma il treno va più veloce di me e te che giochiamo a testa o croce. E Luca si è svegliato e adesso tornerà a cantare, l'avevano strozzato le sue corde vocali, come le ali di Icaro non volavano più, come non volano le api quando gli tocchi il miele, come non volano le api se gli togli il miele. Guardare di notte dall'alto un temporale significa inevitabilmente capire che piove solamente dai lampioni in giù. Capire che piove solamente dalle luci dei lampioni in giù. Capire che piove solamente dai lampioni in giù. Capire che piove solamente dalle luci dei lampioni in giù. E il gatto nella busta si è svegliato e ora si vuole vendicare con colui che l'ha immortalato e che continua a fotografare. Dice basta le foto in bianco e nero, voglio vedere il colore del cielo. E dice basta le foto del tramonto, ce n'è già uno al giorno, basta, per davvero.